L'intento di un uso parziale della cattedrale in sicurezza c'è, nel senso che basta delimitare l'area di eventuale pericolo per caduta di oggetti dall'alto, e siccome la zona interessata dal sinistro è solo la cupola e non ci sono elementi che pregiudicano la statica dell'edificio, quindi basta isolare la parte del transetto e si può tranquillamente adoperare la chiesa. Il problema è di come, perché per fortuna la nostra cattedrale è proprio una cattedrale, quindi è ampia, è molto grande. Si può fare come è stato fatto a Pavia, che si sono girati i banchi, si prende un altare laterale, lo si fa funzionare da altare principale con la gente girata a 90 gradi, oppure si può benissimo anche adoperare una delle due navate laterali che corrispondono a una chiesa grande della nostra diocesi. Queste sono decisioni che verranno assunte, ma la prima cosa è di rispettare i tempi per l'indagine tecnica che stabilisce appunto questa cosa qui. E io quelle non saprei dare nessun video. Se ci fossero le scalette per andare su, sarei già andato a vedere con l'ingegnere, vi direi come farlo così. Purtroppo fisicamente bisogna proprio andarci su con dei mezzi esterni, non sono previste vie di accesso. Quindi cosa sia successo quella notte lì, mistero, vediamo un po'. Comunque direi che non appena viene ultimata l'indagine, abbiamo l'ok con il documento di messa in sicurezza, la chiesa verrà riaperta, adesso in un modo o in un altro, sì. Se invece i tempi si allungano notevolmente, allora mettiamo insieme i lavori di ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, facciamo un botto unico. Però questo non,